tornati a Si stava meglio quando si stava a Meta, da Benzo. E da Viking. E a dir la verità, cominciamo con gli ospiti. Rutto di tamburi, questa sera è con noi Marco Grosso. Presentati. Ciao Buonasera a Marco. tutti, sono Marco Grosso. Diciamo che la mia peculiarità di essere attivo su più fronti, quindi qualcuno mi conosce per le attività metal di Holy Legions e qualcuno mi conosce per la mia attività di musicista Dark Ambient, che penso sia la cosa che questa sera magari è più interessante esplorare A e dir la vedere. verità, volevo che tu ci parlassi delle tue molteplici esperienze alle varie sfilate di moda Salso Maggiore tra gli anni 80 e gli anni 90, di cui tu eri Giusto. parte della giuria, mi risulta. Sì, mi si corrompeva facilmente, devo dire. Bravo italiano, dagli anni 80 agli anni 90. Vabbè, ascolta, molte persone ti conoscono come Uroboros, giusto? Ok. E proponi una musica imparentata col metal che sarebbe il Dark Ambient. Esatto, allora. Ouroboros, anzi, che è un nome latino del serpente che si mangia la coda, è una figura molto nota nei libri di alchimia e simboleggia il ciclo del tempo circolare che ritorna, quindi l'eterno ritorno per alcune filosofie, anche il ciclo delle vite, delle reincarnazioni, ha tantissimi significati. A me piaceva moltissimo perché è un concetto molto profondo quello del serpente Ouroboros, perché implica tutta una serie di riflessioni sia esoteriche che filosofiche, che anche semplicemente esistenziali, perché quando si parla del tempo che scorre, della vita, della morte, dell'eterno ritorno delle cose, direi che è qualcosa che tocca tutti in qualche modo, anche quelli che magari sono meno avvezzi a riflettere sulle cose o essere più superficiali, però prima o poi ci si scontra con questi pensieri, quindi Ok, da un punto di vista musicale tu proponi musica, adesso facciamo finta che non sappiamo né leggere né esatto. scrivere. Tu non hai né basso né batteria né canti come Kiske, ma proponi musica di che tipo? Allora, la mia definizione con la quale tutti mi conoscono è quella di esoteric dark ambient, che è caratterizzata da queste peculiarità. Uno, l'uso delle litanie in latino, che molto spesso incido io con la mia voce, oppure faccio incidere a ospiti, sia maschili che femminili, all'interno delle varie canzoni. Poi, un'altra peculiarità di Ouroboros è il fatto di utilizzare tutta una serie di strumenti che possono spaziare dai droni classici, quindi i rumori di sottofondo, che sono classici del dark ambient. Però io non li uso così nudi e crudi, puri, come fanno tanti progetti che buttano il vento, la pioggia, i bambini che piangono, la nota di pianoforte, no. Quella è una cosa troppo banale. Io utilizzo questi layers, chiamiamoli così, e poi sopra ci costruisco tutta una serie di altre partiture musicali. Molto spesso utilizzo strumenti di natura classica, quindi violini, violoncelli, orchestre sintetiche ovviamente, però tutto quello che è la musica orchestrale classica. Ovviamente io non sono un direttore d'orchestra, non ho studiato al conservatorio, però un pochino riesco a giostrarmi su questo tipo di strumenti. Per cui Ok, allora ti chiedo questo, adesso mi immedesimo nel metallaro medio, sì. ma te la fai la cova di Breaking the Law alla fine del disco? No, però io No. ho fatto delle cover metal in versione Dark Ambient. Ah, ok. Iron E ti Maiden ricordi? e Sabbath, ad esempio. Ok. Poi ho fatto delle cover di Sting, di Russian, in versione Dark Ambient. Ne avevo inciso delle altre, Depeche Mode, Enjoy the Silence, tutte riviste e rivisitate a modo mio, ovviamente. Ok, allora, ascolta, facciamo il For Fans Off, quello che c'è sui bollini dei CD. La Ok. tua musica potrebbe piacere a chi? Allora, la mia musica potrebbe piacere a chi? Due punti. A chi non necessariamente ha bisogno di basso, batteria e chitarrone col distorsore 8000. Chi
non necessariamente vuole la voce di Michael Kiske o di Ronnie James Dio, a chi apprezza le atmosfere molto inquietanti, quindi molto oniriche, allo stesso tempo orrifiche, esoteriche, magiche, e perché no anche che ti aiutano a entrare in un mondo onirico, quindi del sogno, oppure un mondo fatto di atmosfere, di suggestioni. Magari uno si può anche rilassare, può capitare, è già capitato che qualcuno me l'abbia detto. Non so come, ma... Vabbè, e 3-4 band di riferimento? Ah, te le do tutte. Allora, tra l'altro con alcuni di questi componenti ho collaborato. Desideri Marginis, con il quale ho inciso un pezzo su un 7 pollici. Poi ti posso dire Raison d'être, il quale mi ha prodotto, ha fatto la masterizzazione del 7 pollici. Poi ti posso dire gli Arcana, che ho conosciuto personalmente, con i quali dovevo fare una collaborazione su alcuni pezzi, poi per mille motivi non è andata in porto. Poi ti dico Atrium Carceri, ti dico Rune Sorder, italiani, che, con i quali ho collaborato lui nei miei dischi o nei suoi. Poi ti dico My Error 3, ti dico Kofnia, ti dico Lustmore, ti dico Rapun. Questi sono i primi. Io ti dico Mecoglioni. Vabbè, allora Marco, diciamocelo. Tu fai un genere che per un momento ha avuto un bagliore anche all'interno del panorama dei metalloni. Sì. Che è quello di una 15-20 anni fa, quando a fianco del black metal c'era la Cold Meat Industry. Esatto, esatto, esatto. Cos'è rimasto di quel genere lì adesso? Che mercato c'è? Oggi è rimasto molto poco. C'è stato un momento che non saprei definire temporalmente, ma provo a collocartelo 2000 e... tra il 2012 e il 2015, in cui all'improvviso si è spento tutto. Come se all'improvviso, dopo che c'era più o meno una lampadina, la luce nella stanza, qualcosa si è spento all'improvviso e è imploso tutto, ma non solo nella musica dark ambient, è imploso tutto anche nella dark wave, è imploso tutto anche nell'industrial, in tutti quei sottogeneri, diciamo, legati al mondo gotico o di affini. E testimone di questa cosa anche il fatto, ad esempio, che un giornale come Ritual, che vendeva tantissimo, ha chiuso da un momento all'altro perché non aveva più un pubblico. Era sparito il pubblico. Ma secondo te perché è successo questo? Ah, cioè, voglio dire, ci abbiamo tra le palle il power metal tedesco dagli anni 80 e non se ne va. Come mai questo genere qua se n'è andato? Questo è un mistero, è un mistero. Diciamo che non è morto tutto, però è tutto ritornato. Se prima poteva essere più visibile, in qualche modo... parolone, però più commerciabile più che commerciale, certo. È ritornato tutto a un livello ultra underground. Io credo che il pubblico si sia stufato di principalmente di ascoltare sempre le stesse cose, questo credo di sì, perché poi c'è stato un momento in cui tutti i progetti, e ne sono nati milioni, non migliaia, suonavano tutti uguali, suonavano, si proponevano con delle sonorità tutte uguali. E quindi non c'era più interesse, perché erano i cloni dei cloni dei cloni. Ovviamente i grossi nomi sono rimasti. Ovviamente anche loro hanno subito molto questo calo drastico dell'attenzione. Poi sulle vendite non ti so dire. Io posso parlare per me, posso fare poi un excursus. Io ho iniziato nel 2003 e da quando ho iniziato a oggi è cambiato tantissimo, in peggio, devo dire, purtroppo. Volevo chiederti, adesso ogni tanto prendo anche io la palla, perché io vi ascolto in religioso silenzio, perché parlate di cose che purtroppo conosco poco, ma che mi affascinano molto. Quello che so di te anche, che hai una grandissima attenzione per tutto ciò che è l'autoproduzione, cioè non è solamente un discorso che sarebbe più comodo, chiaramente fare semplicemente l'MP3, il disco su Bandcamp o altre strutture tipo Bandcamp, ma ci tieni molto anche a un discorso di fisico. Sì. Perché? Cioè, secondo te, perché è così importante per te o per questo genere? Allora, per me è importante per diversi motivi. Uno, perché col digitale si sono moltiplicate
chiamiamole band per comodità, ora ce n'è veramente un miliardo, e quando tu vai su Bandcamp e digiti Dark Ambient ti appaiono 8, 9.000, 10.000, 20.000 gruppi, e l'80% di questi progetti sono raffazzonati, fatti in digitale male, prodotti male, a volte nemmeno con un artwork decente di copertina, e a me questo non va. Ovvio, anch'io utilizzo il mondo di Bandcamp e del digitale perché è comodo, perché comunque c'è una certa parte di pubblico che mi chiede quel tipo di produzioni e non vuole il fisico. Però c'è anche dall'altra parte tutta una parte di persone che sono abituate al fatto che io faccia delle produzioni fisiche limitate perché piacciono moltissimo a me, posso unire alla parte musicale anche un supporto fisico che li aiuta nell'ascolto. Ti faccio un esempio stupido, però ci si può capire. Siccome io faccio un dark ambient di matrice esoterica, in alcune mie produzioni, ad esempio, ho messo delle candele, degli incensi, dei sigilli magici, delle cartoline con delle invocazioni magiche, tutta quella serie di, chiamiamoli, parafernalia, per cui uno in casa, magari mentre ascolta il mio disco, se è appassionato, se è esperto, può fare un rituale magico, può fare un'invocazione bianca, nera, gialla, verde, di quello che vuole. Oppure in alcune produzioni ho messo delle statuine di Cthulhu con dei pendagli sempre di Cthulhu, perché erano... Ce l'hai. Ottimo. Perché magari tu ascolti il disco e hai in mano questi oggetti e puoi avere anche proprio un tramite tra te stesso e la mia musica. No, un'altra domanda. Ma queste richieste che magari ti arrivano di più verso il fisico, sì, hai notato una differenza tra il pubblico italiano e magari quello che può essere il pubblico estero, o più o meno, cioè nel senso, più o meno non noti grandi differenze? O allora, sì. Il mio pubblico al 75% è estero. Okay. Quindi da tutto il mondo, si parla dei paesi scandinavi, la Germania, gli Stati Uniti, l'Australia. Io ho venduto anche dei CD in Iran negli anni scorsi, per dire. Per da qualcuno che adesso è in carcere. Esatto. No, speriamo di no. Ho venduto anche in America, nelle Filippine, in Giappone. L'Italia devo dire che è un pochino meno ricettiva, anche se è una fanbase italiana dura e pura che è molto affezionata, e quando esce qualche mia produzione la prenota senza neanche chiedermi cosa c'è o cosa non c'è, mi dice mandamela, appunto, perché negli anni ha imparato a fidarsi della mia proposta, gli piace, la ritiene di qualità, e a me fa piacere perché poi offro sempre qualcosa appunto di fisico, che può essere la cassetta, il CD, il CDR, io poi ho fatto anche un 45 giri, poi ho fatto delle cose addirittura tanti anni fa in floppy disk, in chiavi USB, tutto quello che era registrabile l'ho utilizzato. Ovviamente sono andate a ruba, non ce n'è più neanche una in giro, perché libri, libretti, opuscoli, fotografie, cartoline, qualsiasi cosa, io allego sempre qualcosa, spille, quindi sempre qualcosa di appetibile per chi non vuole semplicemente avere un disco e basta. Ok, quanto importante è secondo te nel 2021 mantenere, seppur per un pubblico piccolo, una fisicità del prodotto? Assolutamente 100%, devi, non puoi permetterti di fare solo il digitale, perché il digitale è qualcosa che poi sparisce nel nulla. E soprattutto la gente ha la percezione che tu sei un pezzente se fai solo digitale. Non so come spiegarmelo, però... Questa è molto bella, stanno uscendo delle grandi cose. Su questa andiamo avanti a ragionare su. Sì. Okay. Allora, se tu fai solo le MP3 su Bandcamp o su SoundCloud o addirittura il digital download gratuito, dai l'idea di essere un pezzente che la domenica non sa cosa fare, tira giù con Paint un teschio, quattro croci, un diavolo, mette giù quattro titoli a effetto, registra il vento fuori casa sua o la pioggia, ecco che ha fatto un disco dark ambient. E di queste cose su Bandcamp ce ne guarda praticamente a tonnellate. Però tu andresti anche solo gratis a perdere del tempo con questa paccottiglia? No.
Di contro, se tu invece riesci a dare anche un prodotto fisico, anche limitato, non serve spendere grosse cifre. Perché io, ad esempio, ho fatto delle tirature limitate, il cui costo a me non era altissimo, anzi era abbastanza basso. Un CDR magari tutto nero davanti e dietro, oppure un CDR tutto viola sopra, tutto rosso. Delle confezioni particolari non hanno dei costi incredibili. Dipende come lo confezioni. Io sugli artwork interni e esterni ci metto una cura maniacale. Confermo per le cose che io ho di tue, confermo. Ah, tra l'altro di tuo, c'ho pure la muta della ZTL che ho preso quando sono venuto a trovarti del comune di Arezzo. Prima o poi me l'autografi. Mi dispiace. L'artwork di Arezzo era curato? Curatissimo, c'è il logo del comune... L'ho surato. Speriamo almeno spurghino qualche fogna, perché sì, esatto. Ogni tanto si tappano e... Quindi tu hai tastato con mano, non serve spendere i milioni per fare le cose fatte bene, devi aver gusto prima di tutto. Sì, è vero. E devi averne anche voglia di farlo, cioè nel senso, semplicemente anche quella passione. Ho sempre pensato che se tu ti metti in testa di fare qualcosa di fisico, farlo bene o farlo male, bene o male ci metti lo stesso tempo fisicamente a fare qualcosa, allora tanto vale farlo bene, no? Giusto. Tu credi che la tua musica sia volutamente e assolutamente per pochi, o semplicemente capita che è musica per pochi? Se fosse per di più a te non dispiacerebbe, cioè stai nell'ottica del musicista black metal che fa la cassetta in 66 copie limite e dopo è no, se no ce l'hanno tutti, o semplicemente tu in questo momento come artista dici ok, il mercato è questo, io mi faccio le mie 100 copie e sono a posto così? Cioè, se tornasse in auge la Cold Meat Industry 2, ok, e cominciassi a fare i numeri, come la prenderesti? Resteresti così, o se qualcuno ti offre un contratto di un certo tipo, lo prenderesti? Allora, siccome l'ho già preso in passato un contratto di un certo tipo, sì, lo prenderei. Però affiancherei anche delle produzioni limitate per i diehard fan, cosa che faccio spesso. Io purtroppo non ho grossissimi numeri perché è un mercato basso, quindi io già, rispetto ad altri che non fanno manco una copia, bene o male negli anni, ho mantenuto una fanbase che più o meno è scesa parecchio, perché per farti un esempio, io ho stampato anche con la Zoarum, che è un'etichetta grossa, che ha grossi nomi, sono arrivato a fare anche 500 digipack e tutti esauriti. Che sono numeri, cioè. Oggi se facessi 500 copie c'ho lo scatolone che fa la muffa in cantina, perché non siamo a quelle cifre. Però tutte e due, io farei tutte e due, non ho vincoli, diciamo, concettuali o morali o di attitudine per cui ne devo fare una e se ne faccio mille mi svendo. Sono molto realista e quindi, siccome il mercato mi dice che io posso arrivare fino a lì, io arrivo fino a lì. Poi ogni tanto faccio qualcosina che ha qualche copia in più e ogni tanto faccio una specie di regalo ai miei fan, con delle edizioni magari da 10-15 copie, tutte particolari, con dei gadget speciali, che magari costano di più anche, perché magari ci metto, come è capitato, un box con il sacchetto di velluto con l'audiocassetta, il ciondolo, l'incenso, la candela, il sigillo di pergamena, la statuina, lo specchio magico, questo, quello, quell'altro, ovviamente non te lo posso vendere a 5 euro, però... Io ne faccio pochi e so che quelle persone, se li costa 20-30 euro, sono soldi ben spesi. Esatto. Perché certo, ce l'hanno loro e basta. Ci sono delle cose che mi chiedono spesso di ristampare, ma io, per rispetto verso chi ha creduto in quella prima tiratura dicendo questa è unica, io non lo farò mai, perché io comunque ho un senso di lealtà verso i fans grandissimo. Se poi il disco, dico, è per tutti, ecco, questo un po'... Ecco, anche questa cosa qua è una cosa su cui vale la pena ragionare, nel senso che è successo... Ah, ecco, bon, allora te la giro come domanda. Obituary, qualche anno fa, registrano, raccolgono i soldi del disco, credo che sia il penultimo ormai, su, non mi ricordo se era Kickstarter o GoFundMe o in un'altra maniera, registrano il CD, dopodiché, siccome torna un certo tipo di death metal, la Relapse glielo stampa, e loro si sono tenuti tecnicamente i soldi dei fan. Come la vedi sta roba qua? Ogni tanto succede, eh? I Cryptopsy stessa roba, dovevano fare i due EP, The Book of, non mi ricordo cosa, Tomo 1 e Tomo 2, dovevano essere assolutamente autoprodotti dalla band, sono usciti sotto etichetta alla fine. E lì avevano raccolto i soldi.
Sì. Allora, io sono assolutamente contrario alla raccolta fondi tipo Esercito della Salvezza. La trovo un'operazione, io Marco, personalmente squallida, perché è come dire, ragazzi, io ho un progetto, però sta a voi vedere se lo realizzo o meno. Vuol dire che intanto non ci credi per primo, perché se hai bisogno di farti finanziare dagli altri, vuol dire che tu non hai una fanbase sufficiente per sapere se un tot di copie le stampi. Allora piuttosto è più corretto e onesto dire ok, io so che se questo progetto non posso farlo a un livello altissimo, me lo autoproduco in una quantità comunque accettabile, poi se le cose vanno bene magari lo ristampo. Però io chiedere l'elemosina, come dico io, e poi dopo nel momento in cui il progetto va a puttane non ridai i soldi, oppure quando il progetto supera magari tutte le cifre, ti tieni la differenza bellamente, non mi piace molto questo. Io sono uno di quelli che ha finanziato dei progetti Kickstarter o Patreon per opere, ad esempio mazzi di tarocchi, libri, cose più legate all'arte o a oggetti particolari non relativi alla musica, che so che sono artigianali, e quindi se Pinco Pallino mi disegna un mazzo di tarocchi che sa disegnare solo lui, è un po' diverso che uno che mi produce il disco e poi dopo lo dà la relapse, lo dà questo o quell'altro. Quindi io personalmente detesto queste raccolte fondi da testimoni di Geova. Anche Stefano, adesso lui si vergogna a dirlo, ma lui sta finanziando diversi progetti amatoriali su OnlyFans ultimamente. No, mi piace. No, no, purtroppo no. Non ancora. Fai vedere i piedini, queste cose qui. No, beh, io li finanzio a chi me li fa vedere i piedini, d'altronde insomma è sempre gradevole, ma certo, aiutare l'artigianato anche di quel tipo. Cioè, adesso diciamocela, piuttosto che dare i soldi agli obituari, io mi sento di... Oh, sono cadute le cuffie. Io mi sento di OnlyFans tutta la vita, insomma, ecco. Sì, magari passi quel quarto d'ora piacevole chiuso in bagno. Esattamente. Tutta salute. Vabbè, ultima domanda, poi la buttiamo in cacciare. Ascolta, vabbè. Satyr aveva i Von Graven, John dei Dissection aveva i Dei Infernali, Mortis sappiamo chi è, l'ho pure visto con l'orecchio da elfo 2 o 3 volte dal vivo, è stato abbastanza allucinante, ma vabbè. E è stato apparente al black metal ambient per un periodo, c'è niente da fare. Dai, esprimi tutti i tuoi più reconditi desideri, riflessioni su ambient, black metal. Dopo, se vuoi, già che ci sei, parlare di Darkthrone e di loro comunicati stampa che fanno tanto ridere. Ah, piace tanto. Vedi tu, insomma. A noi ci piace molto parlare di Darkthrone, ormai è la quarta volta, penso. Diciamo che... Vabbè, no, divento politicamente scorretto, ma non a livello di politica, ma di black humor. Allora, io ti posso dire quali sono i miei due dischi. Black humor con il black metal ci sta. Se vuoi lanciarti vuoi sganciarti un attimino, non ti preoccupare, insomma, limite bippo cose. Diciamo, non credo. Sarebbe un pochino come sparare sulla Croce Rossa, poi censurano, certo, tutto. Allora, ti posso dire quali sono i miei due dischi Dark Ambient preferiti in assoluto, che trovo due capolavori. Ti stupirà perché non sono i classici Raison d'être, non sono i classici. Sono i due dischi dei Neptune Towers di Fenriz. Avance to Empire Algol e Transmission for Empire Algol, che secondo me sono il vertice totale della Dark Ambient. E a Postino colpisce ancora. Postino, me li devo ascoltare. No, io non mi manca. Due capolavori senza tempo. Sono composti benissimo, suonati bene. Ci sono delle atmosfere clamorose. Il mio sogno è di riuscire a arrivare a allacciargli le scarpe a questi due album. È impossibile, purtroppo, lo so. Però mi hanno ispirato tantissimo. E Fenriz qui ha fatto veramente il colpo goppo. Poi ti posso citare, vabbè, Fata Morgana, che mi piacciono, di Mortis. Sì. Poi, non so, ci sono gruppi come Von Graven, penso che tu li conosca bene. Ci sono, sì, è un disco che tra l'altro, se non stampano in fretta, mi incazzo perché non si trova delle cifre vergognose. MZ412 sono tutti progetti clamorosi. Quindi, a livello di mood, di feeling, secondo te black metal condivide qualcosa con Dark Ambient? Sì, al di là che musicalmente le due cose stiano insieme? Allora, condividono un'attitudine di fondo, uno di essere molto elitari di partenza, perché anche il Dark Ambient non è una musica per tutti. Anzi, no.
la cosa classica che ti dicono quando ascoltano l'8 persone, 9 persone su 10, bella l'intro, bella l'outro, ok, dov'è la musica? vabbè, questo quindi, può capitare, rischi quindi, del mestiere. E tu ti fai una risata, gli dici, guarda, dura un po' l'intro, ma io ho fatto anche pezzi che durano 40-50 minuti, come pezzi da 3 minuti. Allora, cosa li accomuna? L'elitarismo del pubblico, perché è poco, è molto affezionato, molto fedele. Se si affeziona a un progetto, non lo abbandona negli anni. Io ho fans dal 2003 a oggi che regolarmente tutto quello che faccio ed esce comprano. Quindi sono già 18 anni e non ne ho uno solo così. Ne vorrei avere migliaia, ne ho un pochino, però è un pubblico molto fedele. Si affeziona anche a te come persona, come attitudine, e nell'arcambio ci sono diverse attitudini. Se tu sei un poser, se ne accorgono immediatamente. Che non basta mettere il teschio in copertina, non basta mettere il fantasmino, non basta mettere la casa infestata di MTV l'horror nel retro copertina, no. I gruppi così farlocchi ce n'è anche troppi, ma la gente li sgama, non è stupida. Quindi black metal e dark ambient hanno l'elitarismo in comune, ma non elitarismo politico, elitarismo nel senso un pubblico ristretto, fedele e che va avanti sempre e se ne fotte di quello che accade intorno. Allora, vorrei avere una tua opinione, qua puoi sfogarti, non ti preoccupare di eventuali censure, però il black metal poi a un certo punto è diventato, tra virgolette, anche commerciale, cioè ha avuto il boom che ha avuto e appunto poi vari gruppi, negli ultimi 15 anni fa, a un certo punto ci sono dei gruppi come Cradle of Filth, come Dimmu Borgir, okay, che hanno avuto il successo, tra virgolette, planetario. Prima ti chiedo, esistono gruppi nel genere ambient che hanno svalicato così tanto, ma forse già solo la risposta, e cosa pensi invece di un genere che nasce elitario, che nasce con un certo tipo di attitudine, un certo tipo di affetto dei fan, che ha tradito o non ha tradito, o è una normale evoluzione, o è una cosa che può capitare? Io l'unico gruppo che posso dire che ha svalicato in assoluto, se lo consideriamo dark ambient, ma comunque io lo considererei affine o comunque nel genere, sono i Dead Can Dance, assolutamente. Mm-hmm. E sono gli unici, certo, che hanno fatto veramente il botto. Tra l'altro un gruppo che io ho visto anche dal vivo e mi piacciono da morire. Anche Lisa Guerra da sola ha fatto delle cose meravigliose, Brendan anche lui ha fatto tante colonne sonore. Io direi che sono l'unico esempio di un Metallica del dark ambient, i Dead Can Dance, anche se hanno tutte le influenze medio orientali. Ma hai mai pensato che loro avessero in qualche modo tradito qualcosa? No, o invece no, sono talmente bravi che dici ok, esatto, bravi, applausi. Io ho sempre pensato che se tu sei bravo e parecchio bravo, allora te lo meriti. Il problema è che di veramente bravi, bravi, bravi non ce ne sono tantissimi. Ma allora voglio proprio caparti questa risposta, se ce l'hai. Ma allora quelli che hanno svalicato nel black metal era perché erano bravi bravi? C'era la moda? Allora, qualcuno era bravo bravo bravo, qualcuno ha ibridato il black metal con un genere che piaceva al grosso pubblico, certo, e allo stesso modo non ha tradito lo spirito originale del black metal. Penso ai primi dischi di Dimmu Borgir, più che credo, certo, certo, in cui la componente sinfonica, orchestrale, e le voci liriche, io parlo per un periodo, non per tutta la carriera. No, no, chiaro. Immagino più o meno fino a che disco. Esatto. Non hanno tradito realmente il purismo black metal, ma l'hanno ibridato in un qualcosa di artisticamente superiore e artisticamente fedele anche a tutti i dettami del black metal. Per i primi due dischi e il primo EP, ti butto anche fino a Midian dei Cradle of Filth, ma lasciamolo così e così, in parte, okay, anche loro. Poi dopo è andata tutta in cacciara, secondo me. Assolutamente. Sì, sì, anzi, ci può stare. Ci può stare. Volevo chiedere un'altra curiosità, visto che appunto parli di un genere, il dark ambient, che è musica elettronica. È musica elettronica, e tra l'altro che conosco poco. Io adesso, da un ragazzo tra virgolette giovane magari una volta, però adesso c'è un grandissimo revival, che però non è un revival, della Neo Synthwave.
sì, nel synthwave. Io penso a Carpenter Brut, che è la cosa che si avvicina di più al metal, alle cose che ascoltiamo. Sì, e quindi... Tubato, anche Dungeon Synth, oserei dire. Che sì, sono quei due generi lì che sono tornati. Che ne pensi? Dungeon Synth, da una parte ci sono delle cose che mi piacciono molto, dall'altra ci sono delle cose che mi fanno sorridere, perché mi sembra di sentire il Nintendo 8-bit con la musica di Castlevania o di Ghost and Goblin. A noi piace anche quella, trova, però capisco che non, se uno è del settore, possa indispettirsi un attimo. Mi fa sorridere, ci sono anche delle cose fatte bene 8-bit, però poi ci sono delle produzioni Dungeon Synth che sono veramente... non so come dire, tenere, cioè mi fanno tenerezza, perché è veramente, sono, c'è il flauto delle medie con la tastiera virtuale, così è. Green Sleeves. E della Synthwave anni 80 truccidissima? Ah, Synthwave anni 80 truccidissima, mi piace da morire. Io sono un grande fan anche dell'Italo Disco degli anni 80. A me piace tanti generi, non dico come tanti, che ascolti, io ascolto tutto, no, però ascolto molti generi musicali, tra cui anche tutta quell'ondata synthwave anni 80, e anche l'Italo Disco, che ha prodotto delle cose meravigliose, attenzione. C'è pure un pezzo di Carpenter Brut che cita chiaramente l'Italo Disco tra l'altro. Assolutamente sì, adesso non mi ricordo. Vabbè, senti Marco, grazie mille, sta venendo fuori un puntatone, perché io volevo esattamente questo, al di là del valore del tuo progetto, volevo sentire delle opinioni trasversali sul mondo della musica. Adesso però la buttiamo in cacciara. Tu sei comunque un metallone, sei la mente e il capoccia insieme a Francesco dietro a la next big thing delle fanzine cartacee, ovvero Holly Lee Jones. Ecco la marchettata. Di cui ho la fortuna di scrivere, ma di questo ne parleremo più avanti in una marchetta ufficiale. Okay. Sei un metallaro di grande spessore, di grandi conoscenze, sei un grande giornalista, hai scritto tanto. Parliamo di cose serie. Dai, hanno beccato John Oliva con la cocaina in briaco in macchina. Dai, parliamone. Allora, non so se hai visto la foto in pigiama. Certo, è peggio del solito, era difficile. Esatto. Sembrava la personificazione di uno dei personaggi minori dei Simpson, tipo... Sì, esatto. Ma tipo che... foto, ecco, con la flebo che girano con le rotelle. Ma fatto misto, misto con gli avventori del bar di Bo. Di Bo, esatto. Sì. Un personaggio dei Simpson che tu vedi in carne e ossa. Allora, intanto io mi faccio una domanda, ma tu a 62 anni, dopo una carriera incredibile con i Savatage, una carriera miliardaria con i Trans-Siberian Orchestra, esatto, dopo che tuo fratello è morto per un incidente stradale causato da un cretino, tu fai un incidente stradale e ti droghi a 62 anni? Un giudizio, però voglio dire, perché? Cioè, perché? Perché la prossima puntata inviteremo John Oliva e ci dirà il perché. No, magari c'è anche un perché. Adesso non, io capisco che la domanda sorge spontanea. Poveri, vedere un uomo dopo quella fotografia in quelle condizioni, un uomo che si stima tantissimo perché è un artista incredibile. Infatti, ci sta. Che bisogno ha di usare cocaina, di ridursi così? Per carità, io non voglio fare il moralista, dire sì e no. Io personalmente non uso droghe, non sono uno che si ubriaca. Sì, anche perché insomma hai detto che i due dischi di Friends sono uno dei tuoi obiettivi, moralista non lo puoi fare, ti sei già giocato l'occasione. Aspettiamo un tuo comunicato all'altezza, tra l'altro, prima o poi. Volendo, non è un problema. Vabbè, Dennis lo sa, ogni tanto su Facebook a polemiche non mi risparmio. No, sei un tallone di prima categoria. Okay. Arrivano poi le centinaia di commenti, mi scannano, qualcuno mi ha promesso la testa di cavallo appesa. Serio? Sei serio? Ho una diatriba aperta con i fans di Manowar, ma quello ne parleremo. Vabbè, chi non ce l'ha adesso? Non aprire questo vaso di Pandora, perché noi l'ultimo grande festival che abbiamo fatto, quindi 2 anni fa, era il famoso Hellfest, quello dei Manowar, che non si sono presentati, che il giorno prima, cioè il giorno stesso, perché poi dichiarazioni ufficiali erano quelle che l'impianto dell'Hellfest non era adeguato. Sottolineo, l'impianto dell'Hellfest, cioè il più grande festival in Europa oggi, sì, non era adeguato, e quindi, vabbè, insomma, fan dei Manowar, quindi.
Diciamo che Fend e Manowar mi hanno fatto le minacce anche serie, qualcuno ha detto che sta affilando le spade, le asce per venire a casa mia. Perché ho usato, si sta mettendo le mutande di peluche? Adesso minacciano anche me. Ho osato dire che praticamente la carriera dei Manowar è finita con Kings of Metal, un altro paio di dischi così e così, e dopo nulla. Cioè, tu avresti detto che Temple of Steel è così e così. Ti ricordo che quando uscì Temple of Steel in Grecia ci furono dei disordini con la polizia perché finirono le copie. Ah, ecco, sì. Quindi capisco, se tu hai detto che è così e così. Ah, sì, per me. No, no, è una notizia che lesci all'epoca. Ok. Non lo considero, io considero la carriera di Manowar fino a Kings of Metal, considero il fatto che quando non c'è no Ross the Boss no Party. Ok. Quindi col senno del poi hai avuto anche particolarmente ragione, visto come è andata come è finita con l'altro chitarrista, ecco, buttiamo in cacciara, abbiamo detto, ma aiuto. E quindi no, mi sembra anche un'opinione moderata, quindi se io esprimessi opinioni moderate e avessi un pochino più di follower di te, rischierei minacce di morte. Ok, okay. Vabbè. Sì, in genere sono tre categorie di fans che me l'hanno giurata, quelli degli Metallica, quelli degli Iron Maiden e quelli dei Manowar. Vabbè, italiani, quindi tutto molto italiano. Sì, i talebani del metal, chiamiamoli così, quelli che... Sì, sì, che poi sono quelli che vanno a un concerto all'anno, perché giustamente vanno a vedere o gli Iron Maiden o i Metallica, o i Manowar. Mi inserisco con una cosa che non c'entra niente, ma va detta. Quando tu hai detto tutto molto italiano, immagino che chi vive in un mondo connesso abbia visto che hanno cominciato le riprese di Boys 4. Ok, no, vedi, io non sono così connesso, ma oggi però... Sì, c'è la foto con il primo Chuck della prima scena di Boys 4 e c'è scritto "Please not so Italian comments below the news". Wow, pazzesco. Vabbè, devo dire che gli italiani sono meravigliosi, perché quando dicono che sono il popolo più caloroso del mondo lo sono davvero, anche nel male. Bon, allora dai, senti, in teoria volevo chiederti cosa ne pensi dei Sabaton che non pagano le tasse, di Cavalera che licenzia, non me ne frega niente, la butto lì. Sabaton mi fanno cagare. Se l'Italia resta un paese con un panorama metal, con qualche gemma, ma tantissime ombre e tantissime occasioni sprecate, visto che tu sei sincero, secondo te ce la siamo meritata o sì, no? Assolutamente sì. Vai, tutto tuo. Allora, io ho la fortuna di aver seguito anche dall'interno, fin dai primissimi anni 80, la scena metal, e quindi aver conosciuto certe dinamiche che magari sono interne solo a band, etichette. Allora, in Italia c'è sempre stato un grandissimo campanilismo, ma non tra regione e regione, tra città e città. Ma questo è proprio tipico italiano, non solo italiano. Chiaramente, non c'entra niente col metal, certo. Ecco, e nel metal quindi mille invidie, mille ripicche. Ognuno che invece di costruire il proprio mirava a distruggere spesso quello degli altri, un po' come dire metto il piede in testa a te così vado un gradino più in su e si vede me. Quindi molto spesso, ecco, tutte queste guerre volano stracci, i famosi volano stracci. Poi una cultura musicale italiana generalmente poco propensa alla musica rock in generale. Per cui il metal, almeno io ricordo già nei primi anni 80, era visto un po' come musica da drogati, capelli lunghi, tagliateli, sei gay, i mostri, le maglie coi mostri, ecco, questo è rimasto un po' il leitmotiv che per tanti anni ha portato avanti e ha ghettizzato tutto questo ambiente, come il cugino o lo zio che al pranzo di Natale si ubriaca e alla tombolata grida "Ambo" quando esce il primo numero, no? Quello un po' strano. Ok, però. Ok. Quindi questo credo sia una di quelle cose. Secondo, tecnicamente l'Italia ha avuto e ha dei musicisti incredibili. Anche recentemente ha avuto anche dei produttori molto buoni. Però fino agli anni 2000 credo che le produzioni in sé proprio tecniche molto spesso erano scarsissime. Quindi un americano, un tedesco, perché doveva comprare un disco con una pronuncia dell'italiano pessima, registrato male e molto spesso derivativo da gruppi che aveva in casa che facevano le stesse cose 100 volte meglio. Ecco, questo potrebbe essere una chiave di lettura delle tante. Ok, peccato tu non abbia fatto nomi e cognomi, ma giustamente abbiamo già parlato, abbiamo,
abbiamo già parlato delle tue minacce, quindi meglio di no. No, di conto ci sono dei dischi meravigliosi, ad esempio, che hanno delle produzioni pessime. Io ricordo, ad esempio, un disco italiano che è il mio preferito nel metal, che è i Rime Lanox degli Adramelch, che pigliò 5K su Kerrang, disco che poteva competere con i Messi Full Fate tranquillamente. Prodotto malissimo, copertina che doveva essere a colori, uscì in bianco e nero brutta, un capolavoro, una gemma che poteva brillare, fu affossata da queste problematiche che lo affossarono, nonostante una grandissima qualità. Ci sono tanti altri gruppi, io penso a Into the Macabre dei Necrodet, che se avesse avuto una produzione come Cristo comanda, poteva. Ma non aveva niente da invidiare a gruppi tedeschi dello stesso genere o qualche gruppo scandinavo, ma zero proprio. È un capolavoro, non del metal. Poi mi dà fastidio metal italiano, metal straniero, perché ci sono dei dischi, dei gruppi che travalicano questo. Io penso ai Rhapsody of Fire, dei primi dischi, cioè gruppo italiano è riduttivo, perché tutto quello che hanno generato li ha portati a livello dei grossi gruppi internazionali. Certo. Quindi quando si dice anche supportiamo il metal italiano, si parte già con un handicap mentale, sì, di autolimitare qualcosa e già autoghettizzarti. Non so se, sì, sì, può essere giusto o sbagliato, lo trovo estremamente sbagliato. Però forse è una cosa che, almeno la percezione che ho, è che negli ultimi 5 anni forse l'abbiamo un po' superata questa cosa, cioè ormai effettivamente molto più facilmente, sarà per motivi di, grazie a internet, grazie a tante cose, ripeto, siamo stati in Austria, abbiamo visto un sacco di band italiane suonare, sì, davanti a un pubblico straniero ed essere in grado di tenere il palco e che producono dischi professionali, anche perché magari hanno alle spalle una certa etichetta. Però siamo arrivati oltre, forse possiamo giocarcela finalmente, poi magari il livello dei dischi o delle uscite non è più così notevole come prima, però forse siamo arrivati al punto in cui siamo a livello loro, allora, dei numeri. Siamo arrivati a un livello tale per cui nel nostro stadio qualche nostra squadra può giocare contro il Real Madrid, contro il Manchester City e giocarsela alla pari. Diciamo che ora abbiamo lo stadio giusto per farlo. Fino a una decina d'anni fa magari avevamo un squadrone che però giocava nel campetto parrocchiale con le zolle d'erba, e quindi una grossa squadra non veniva a giocare in un campo del genere. Diciamo che negli ultimi 10 anni c'è stato, a livello di produzioni, di produttori, ingegneri del suono e professionalità delle band, dovuta anche alla tecnologia internet, per cui adesso stiamo lì, ecco, ce la giochiamo con tanti paesi. Fino a 10 anni fa erano molto più rari i casi di grosse band. Bene, allora io direi che siamo quasi arrivati alla lunghezza della puntata giusta, perché non diventi tediosa. Quindi Marco, io ti ringrazio tantissimo, ti confermi essere il buon amico che ho scoperto negli ultimi anni, e riparleremo dei tuoi progetti, cioè Holy Legions, nelle prossime puntate, perché insomma, diciamocelo, grazie a te, a Francesco e a tutto il giro dei collaboratori, sta nascendo una zincataccia sul metal classico di altissimo livello. Diciamocelo, dai, diciamocela, cantiamocela, perché stiamo veramente lavorando bene, almeno a livello di passione, sì, e di sforzi. Quindi ne parleremo. Questo è quello che ci dice il pubblico nostro, che è contento e ci esorta a continuare così. Quindi ogni tanto è anche bello darsi qualche pacca sulla spalla, è giusto. È giusto essere umili, però è giusto anche non essere finti umili, che è ancora peggio. È giusto sapere quello che fai più o meno ha un certo valore, lo sai collocare, quindi sì. Io ringrazio voi tantissimo, perché è sempre un piacere chiacchierare, poter parlare così liberamente di tutto e magari a volte anche andare a pescare quegli argomenti che tanta gente magari non conosce dall'interno, e invece magari noi lo conosciamo perché abbiamo bazzicato il dietro le quinte, quindi possiamo anche raccontare quelle cose belle, brutte che siano, però meno conosciute. Vabbè Marco, io ti saluto tanto, noi ci sentiremo tipo fra meno di 2 ore per Holy Legions, quindi grazie di essere stato con noi. Concludiamo così: in generale si stava meglio quando si stava metal o no? Si stava meglio quando si stava metal, però potremmo tornare a stare meglio, penso, nel prossimo futuro, non in questo momento. Benissimo. Ok. Bella risposta. Io vi ringrazio di cuore, quindi
Vi saluto e saluto anche tutti gli ascoltatori, ovviamente, del podcast, sperando che gli sia piaciuto quello che abbiamo detto. Tutto qui. Ma sicuramente. A noi è piaciuto tanto, e già questo è una buona cosa. Assolutamente. Ciao ragazzi, ci sentiamo. Ciao Marco, e ciao agli ascoltatori.